il Romeo Neri. C'è pressing, eh? Sul portatore di palla, vediamo che addirittura danno la palla a Ivan, che ha un calcio eccezionale, millimetri. Riganò, Andreotti, la conclusione centrale, c'è Pizzarri. Bravo, ha dominato bene questa palla, ha calciato, non ha trovato l'angolo. E Pizzarri, vedi, ha calciato di distinto, ma troppo centrale. Riparte il Rimini sulla fascia sinistra con Ricchiuti, non aggancia Di Nicola. Attenta questa volta alla retroguardia Viola, traversa, Longo, la finta e poi il servizio per Nicodemo, l'apertura per Scaglia, cross per Riganò, Ariatti, ancora Ariatti, Andreotti, traversa, il cross, l'uscita di Bizzarri ad anticipare Ariatti. Cross da tre quarti campo, anche sono bei cross, però vedi il portiere, lo vedi partire, è un portiere che è alto 1,90 m. Aggancia Di Giulio a metà campo, trotta Di Nicola, cerca ma non lo trova Ricchiuti, può ripartire la Florenza con Longo, tocca corto per Nicodemo, sbaglia Ariatti, Floccari, Ricchiuti, c'è spazio per l'italo argentino, Ricchiuti, lancio per Trotta, è attento il difensore della Florenzia, traversa Nicodemo, il ritmo però è buono. Sì, è buono, le squadre sono allungate, perciò si vede anche qualche azione, c'è ritmo buono, cambiamenti di fronte abbastanza veloci, partecipano all'azione anche i difensori di ambo le squadre. Si agita molto Cavasin dalla panchina, Floccari, Ricchiuti, Ricchiuti ancora, Ricchiuti, c'è spazio, la conclusione, la palla sul fondo, brivido per la difesa gigliata. Qui brivido, è stato bravissimo Minieri a mettere il piede nel momento in cui Ricchiuti calciava. Credo che sia proprio Minieri, se non sbaglio. Ha sì, vinto sì, un rimpallo. È stato molto Ricchiuti. Ha avuto un rimpallo, ecco Minieri che va al momento del tiro, va a dare fastidio al fantasista. Ancora Rimini. Andreotti, Nicodemo, poi Guzzo, mette questa palla nel mezzo ma non è molto convinto. Ma è troppo isolato Riganò, è sempre ben controllato. Nicodemo, con un po' di mestiere, guadagna questa punizione a metà campo. Ha atteso proprio il ritorno di Ricchiuti. È in fallo laterale, è finita la palla. Abbiamo rivisto anche questo fallo di Ricchiuti. Io credo che se Cavasin cambierà qualcosa, però non so se cambierà modulo, perché comunque questa squadra sta rischiando poco, è messa bene in campo. Florenzia con Longo, Scaglia si è allargato prima di ricevere, tocca indietro per Ivan, primo piano per Leonardo Acori. Riganò sale in cielo per recuperare questo pallone, poi la conclusione di Andreotti. Anche in questo caso abbiamo visto Riganò andare a colpire di testa, mettere la palla per la corrente Andreotti, che calcia, controlla di petto e calcia una palla che sfiora la traversa, anche se centrale. Questo Andreotti che già in pochi minuti cerca il tiro da fuori aria, visto che è difficile entrare in aria, perciò cerca anche il tiro da lontano. Due gol per Andreotti in questo campionato finora con la maglia della Florenzia.
raddoppio di marcatura già. Trotta, c'è un fallo di mano di Scaglia. Grande lavoro di Scaglia, hai visto come è andato a raddoppiare su Traversa che era su Trotta, è andato a raddoppiare, qui sì, si vede il fallo di mano. Calcio di punizione dunque per la squadra di casa, due uomini in barriera, Trotta. Salgono anche i difensori, c'è anche D'Angelo. Punizione battuta, colpire di testa però è sempre lui, Rigano. Rimini con Mussoni, si fanno sentire anche i sostenitori della Florenzia. 3.000 ricordiamo giunti qui a Rimini. Rimini che ci riprova questa lunga azione, non ce la fa a tenere la palla in campo Trotta. Longo, ancora Longo, vince una serie di dribbling. Poi Guzzo, Ariatti, si procura una punizione, su Ariatti è andato Mussoni, deciso l'intervento. Non c'è stato ancora un ammonito se non sbaglio in questa partita. Traversa. Completamente sbagliato l'appoggio per Scaglia, ci avviciniamo al 20° minuto, sempre 0-0. Testa di Longo per Rigano, sempre comunque troppo solo. Grande lavoro anche Ariatti, gli esterni hanno fatto un lavoro incredibile, gli esterni della Florenzia. Scaglia a sinistra, Ariatti a destra, grande lavoro, centrocampo chiuso da Nicodemo e Longo, aiutato poi da Andreotti, una Florenzia leggermente più coperta. Cavasina ha rinunciato ai vari cicconi, Maspero, Evacuo. Rimessa laterale per gli ospiti. Nicodemo, fallo su Andreotti, già battuta la punizione. Longo, lo scatto di Scaglia, tocco per Traversa, di prima Scaglia, il cross, la deviazione è angolo, tocco è stato di Mastro Nicola. Bene, vedi, hanno partecipato sia Traversa, Scaglia, Andreotti, palla di prima. Si allontana proprio Scaglia, lascia ad Andreotti l'incarico di battere questo corner. Palla in aria, ancora un angolo. Andreotti che calcia di destra e di sinistra, se non sbaglio va a calciare anche dalla parte opposta, attraverso il campo. Ce l'abbiamo visto anche tirare prima dal limite dell'area, sia di destro che di sinistro poi. Ancora un corner, palla in aria, lo stacco, poi Nicodemo che prova a recuperare. Rigano in posizione regolare, la palla che entra in porta, la Florenzia che segna al 21° minuto del secondo tempo. Florenzia 1, Rimini 0. Rigano non si può mai perdere il contatto con lui. Si è trovato liberissimo davanti alla porta, i giocatori del Rimini reclamano un fuorigioco, adesso vediamo una percussione centrale, arriva a Scaglia che dà questa palla a Rigano, non riusciamo a vedere se è fuorigioco. Rigano si trova perfettamente davanti alla porta, non fa altro che l'interno destro segnare un gol importantissimo. Al 21° minuto della ripresa, Florenzia 1, Rimini 0, il colpo di testa è stato di Scaglia, in aria Rigano,
ai limiti del fuorigioco. Non riusciamo a vedere, certamente era molto solo, però non riusciamo a vedere se c'era qualche giocatore del Rimini che lo teneva in gioco. E ancora lui, il bomber, a rompere il ghiaccio, 19esimo gol in questo campionato, una percentuale altissima. Avevamo detto fino ad ora il bomber aveva portato ai toscani 30 punti su 43, una percentuale quasi del 70%. E anche stasera Rigano non si è smentito. Florenzia in vantaggio qui a Rimini, 1-0 al 23esimo minuto. Gol firmato da Cristian Rigano. Ci sono state delle proteste anche sugli spalti. Attentissima, ha sbagliato pochissimo, mentre invece Acori ha messo una squadra molto offensiva, due punte, un trequartista, questo Ricchiuti, che a tratti, specialmente all'inizio, ha fatto la differenza. Una buona partita, avrebbe potuto vincere Rimini, ha vinto la Fiorentina. È stata una buona partita perché c'è stata molta volontà, molta determinazione. Tecnicamente ha lasciato un po' a desiderare, però questa è una, sono due squadre sicuramente buone. Mi avevano detto che la Fiorentina era un po' in un momento, no. Non credo, io ho visto una squadra fisicamente a posto, perché per fare quel tipo di gioco ci vogliono giocatori che sappiano correre, specialmente gli esterni della Fiorentina hanno corso molto, hanno cucito il gioco sia in fase di difensiva che in fase offensiva. E anche Rimini, il campionato secondo me non è finito, certo, perché ci sono ancora 10 partite. E attenzione anche al Gubbio, attenzione al Gubbio, perché questo è un torneo molto, molto insidioso. Se non sbaglio c'è anche un Gubbio Fiorentina. Insomma, sì, il campionato è ancora aperto e fa bene a Cori. Io ho sentito la sua intervista alla fine della partita, dice: noi continuiamo con la speranza, anche se a Rimini hanno un po' paura dei playoff. Allora, ha visto la partita Castellucci ieri, e ora praticamente la situazione si è volta a favore della Fiorentina, che guida per un punto solo in classifica sul Rimini. Sì. Lei che impressione ha avuto di questa gara? L'impressione è una partita, si vedeva che c'era molta tensione in campo, le squadre si rispettavano a vicenda. Il primo tempo credo che il Rimini si è fatto preferire e attaccava, ecco, gli abbiamo spazi. Visto intanto il gol di Rigano. Attaccava gli spazi, aveva una manovra più corale, c'era questo Ricchiuti che è davvero un giocatore importantissimo, anche se nel primo tempo forse l'azione più pericolosa l'ha costruita la Fiorentina con il primo errore di Rigano davanti alla porta. Nel secondo tempo invece, quando le energie insomma sono venute a mancare un po' da ambo le parti, le squadre cominciano ad allungarsi un po' c'è stata l'umiltà della Fiorentina, una squadra che è consapevole dei propri mezzi e è uscita bene, ha accompagnato bene Rigano e ha vinto, direi, meritatamente. Dunque, c'è stata qualche contestazione, intanto possiamo rientrare in studio mentre stiamo rivedendo il gol del raddoppio di Bismarck, una fiondata proprio a fil di palo che ha sorpreso il portiere riminese Bizzarri.